Rieccoci qui a disinnescare bombe su Keep Talking and Nobody Explodes. Woohoo! Ciao ciao! Volete vedermi esplodere? Famola più difficile. Aggiungiamo 2 minuti, ma anche 2 moduli. 8 moduli. 2 moduli, dai. 5 moduli in 7 minuti, vediamo di farcela. La faccio senza una mano. Partito. Avete il manuale? Sì. Ti avverto però che questa traduzione del manuale è disponibile solo su Windows, Mac, Linux, Oculus Quest, iOS e Android. Quindi non so se abbiamo la traduzione corretta. Che cazzo è Oculus Quest? Cazzo è Oculus Quest? Lo domando anch'io. Raga, è tempo prezioso, siamo ai cavetti quelli orizzontali. Vai tranquillo. Hai visto che bella il trattino? Cioè, la striscia rossa? Sì sì, non è male. Ho 3 cavetti, 2 neri e 1 bianco. No no, il trattino sotto dalla bomba che collega la bocca, nel senso che se non parli... Ah, questo? Sì, è una figata, cazzo. È un bel disegno, ce l'hanno fatto bene. Oh, ma chi è che ha sporcato di sigaretta il manuale, Dio buono? Ma che disastro, non si è giù un cazzo. Raga, i cavetti! Hai presente le fotocopie che facevano alle elementari? Sì. Ecco, uguale. C'era la professoressa che tornava con i plichi così dei libri fotocopiati. Vabbè, mi arrangio, taglio il secondo. Oh, giusto, lol. Come? Raga, i cavetti li ho risolti. Volete aiutarmi di nuovo, per piacere? O... Benvenuto nel pericoloso e stimolante mondo del disinnesco bombe. Ma a me non sembra né stimolante né pericoloso. Raga, ho altri cavetti in verticale stavolta, mi potete aiutare? Taglia il quarto cavo, se c'è un cavo rosso. Sbagliato. No, perché non c'è, c'è il bianco. C'è il bianco. Ma sono cavetti in verticale, questi sono diversi da quelli di prima. Ah, Allora il secondo da destra. Sì, sarete sulla pagina del memory voi probabilmente. No. No. Siete sui cavetti verticali? No. Non ci sono i cavetti verticali. Oh, quanti ce ne sono? 4 e uno l'ho già tagliato che non dovevo. Camper, come si legge quello schema? Ah, non lo so, andiamo avanti. È il diagramma di Venn? Sì, sì, 2. È la formula per viaggiare nei buchi neri. Leggi il testo! Questa roba. Io mi faccio scoppiare, non c'ho voglia di capirla. Ci ho giocato un po' offline, è un diagramma di Venn. Ah sì, guarda qua, diagramma di Venn. Vabbè, l'ha letto scritto, non è che lo sapeva. Ma scusa, ma c'era anche lui il manuale, là si arrangia, che cazzo. Non ce l'ho io il manuale! Ci ho giocato in questi giorni! Eppure, no, arrangiati, fidati, che saliamo noi? Ho un cavetto bianco e rosso con un LED acceso e una stellina sotto. Un cavetto bianco e blu con LED acceso e la stellina. Un cavetto bianco senza LED e senza stellina. Scad, come vedi? Osserva attentamente ogni cavo. Ognuno ha un LED sopra e uno spazio per il simbolo stellina sotto. Sì, 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 c'ha il LED e la stellina. Per ogni combinazione cavo LED simbolo, usa il diagramma di Venn. Devi fare l'intersezione, l'intersezione. È rosso e bianco il mio cavo, c'ha la stellina e il LED. Il cavo è rosso, il cavo è blu. Il cavo è rosso. È quindi rosso. Tratto punto, tratto punto. Quindi è questo qui, no? E contiene, boh, SS. Ma c'è anche il LED e la stellina, dovete mettere pure quelle informazioni. Ah, ho capito adesso, sono stupido. Ma quindi c'ha il LED acceso o al simbolo della stellina? Tutte e due! Raga, manca 1 minuto e mezzo, almeno questo fatemelo fare. N cos'è? N, taglia il cavo? Non tagliare il cavo, okay. Non tagliare il cavo. Stessa situazione, ma il cavo è blu e bianco. P, taglia il cavo se la bomba ha una porta Farrell. Cazzo, è una porta Farrell? Parallel. Oh, io non ci leggo, è troppo piccolo. È una porta VGA, secondo me non è Parallel. Non lo taglio? Non lo taglio. No, no, non lo tagliare. Prossimo. Okay, il prossimo l'ho già tagliato perché avete detto voi, ma era sbagliato. Il prossimo è un cavo bianco senza LED e senza stellina. No, mi dispiace, non c'è scritto. Indicazioni poco corrette. Dai, scusami. Quanto manca? Raga, manca 30 secondi. Non c'è il cavo bianco. Il cavo bianco non esiste. Vabbè, ma leggi le informazioni del LED della stellina allora. Ah, T, taglia il cavo, vedi? Vuoto, non c'è colore, T, taglia il cavo. Sì, ok. Però i primi due, uno dei due devo tagliarlo a quanto pare, perché non mi hai dato informazioni corrette, perché... Taglia il secondo allora. No, è sbagliato. Taglio il primo, giusto. Tagliati tutti, ragazzi, con 3 errori. Vedi, 4 secondi. 4 secondi. E... Non è esploso. Vabbè, succede. Prossimo video è solo io e Andrea. A costo della mia vita, avete imparato un po' cos'è un diagramma di Venn? Più o meno. Per favore, adesso basta trollarmi. La mia vita è appesa a un filo.
Ah, perché stavamo trollando? Ah, no, state leggendo le istruzioni, giusto? Scusa se non ci ho passato le ultime 4 serate a giocare a sto gioco di merda. Scusami. Allora, abbiamo i cavetti. Vita. Cavetti orizzontali. Mi diverto con altro. Cavetti orizzontali, cavetti orizzontali. Oh, questi sono facili, me li ricordo a memoria. Sono 5. Ok, che colori sono? Nero, bianco, rosso, rosso, blu. Taglia il quarto. No! Taglia il quarto. Quanti cavi sono, scusa? Ripeti? 5. 5. L'ultimo cavo è nero? No. C'è esattamente un cavo rosso? No. Non ci sono cavi neri? Sì, ce ne sono. È il quarto. Allora mi sa che devi tagliare il primo cavo e basta. Giusto, vaffanculo, Scad. Raga, sono a una password. Sono una password con le freccette sopra e sotto. Non è questa pagina, non è questa. Ah, hanno aggiunto delle cose che non abbiamo trovato? Sono 5 lettere. In materia di memory? Sono 5 lettere? No. No. Questa è una password? Questa è una password. Sono 5 lettere? Codice Morse? No. No. Sono 5 lettere. Cavi complessi, sequenze di cavi. No. Labirinti. No. Oh, password. Password, password. Ok. 5 lettere. Ok. Hai provato 00000? No, non c'è la O. Ah. 00. No, nella terza riga non c'ho un altro 0 da mettere. 1, 2, 3, 4, 5. Camper, sono lettere, sono lettere, non sono numeri. A, B, C, D, F. No. La parola deve essenzialmente iniziare con la I, con la P, con la U, con la G, con la Q o con la O. Ditemi una password con la P. Pozzo. Pozzo. Po. Po. No. Pizza, posto, pozzo. Pizza, pizza. 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 E con la... Posto? C'è posto? Sì, c'è posto. Sì, posto. Posto. Posto, dai, sarà quello. Corretto, 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 corretto. Adesso abbiamo i quadratini giallo, verde, rosso, blu. Ah, questo. Materia di Simon Dice? Simon Says, il giochetto dei bambini. No, è Simon Dice. Simon Duce. No. Simon Dice? Raga, si accende la lucetta rossa. Andrea non va giù con la pagina, non vedo un cazzo. Pulsante da premere. Quanti errori hai fatto? 0, stranamente. Ah, lampeggio rosso, 0 errori, premi il blu. Premi il blu, sì. Giusto. Buona fatta. Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu. Che vuol dire? Cosa? Adesso devi dirmi la prossima da cliccare. Cos'è il lampeggio adesso? Non ho capito. Blu, 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 blu. Allora, rosso. Ma porca merda, ho sbagliato. Come l'ho scritto qui? Lampeggio blu, rosso. Vedi? È quello dopo. Lampeggio blu, giallo. 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 Vedi? Chiaramente giallo. Allora, raga. Sbagliato. Aspetta, ho fatto l'errore per quello che non va. Vedi? Adesso ho due errori, adesso ho due errori. E cosa lampeggia? Rosso, blu. Non capisco. Prima il rosso e poi il blu. Verde, con due errori, verde. Verde? No. Sono esploso. Ma perché se ne lampeggiano due non si capisce cosa devi premere? Prima uno per l'altro. Forse dovremmo leggere le istruzioni, Scad. Allora, mi sembra di ricordare che pure il codice seriale c'entrasse in questa risoluzione. Può darsi. Ma leggi le istruzioni! Io non ho tu cazzo! Manco io! Allora, questa è facile. Pulsante blu con scritto detona. Devi andare dai pulsanti. Allora, c'è un'icona con scritta car? No, c'è scritto detona. Allora, tieni premuto e rilascia quando vuoi. Scritta car? C'è scritto siege? Ma dove sei, Scad? Scad ha aperto... No, io sto andando a ricordo. No, camper, prendi quel bottone. C'è un bottone dove? Grande come mezzo schermo, probabilmente. Che colore è il bottone? Giallo? Bianco? Blu. Simon Dice, tastierini. Quello lì. Materia di pulsante, ci sono. Se il pulsante è blu e c'è scritto annulla... C'è scritto, scusa? Detona. Secondo me è l'ultimo. Se non è nessuna delle precedenti... Ok, facciamo quella. C'è più di una batteria? Merda, sto premendo. E la luce è bianca. Ho chiesto, c'è più di una batteria? Posso ancora controllare. Ce n'è quattro batterie. E c'è scritto detona? Sì. Porca merda. Premi e rilascia immediatamente il pulsante. Chiaro, ecco perché ho sbagliato. Va bene. Cavetti verticali di Gramma di Veni, il vostro preferito. Ecco qui. Vai, primo. C'è la stellina e c'è il LED acceso. E il cavo è blu. LED acceso e stellina, quindi queste qua, vedi? Puntini e cosi grossi. Puntini e cosi grossi si intersecano in questa roba. La lettera? N. N, non tagliare il cavo.
Potrebbe essere anche P, potrebbe essere B, potrebbe essere B. Ma leggi P e B cosa dicono? P dice taglia il cavo se la bomba ha una porta parallel. N dice non tagliare il cavo. B dice taglia il cavo se la bomba ha due o più batterie. Allora sì, allora sì, allora la taglio. Taglia tutto. Sbagliato, porca merda. Il cavo è rosso. Cavo rosso, va bene. E c'è il LED acceso. LED acceso. LED acceso. Quindi questo interseca con SNB. B. Non taglia il cavo se la bomba ha due più batterie. Ha più batterie, sì, quindi sì. Taglia il cavo. Taglia, giusto, taglia. Bravi. Taglia. Ora è rosso, LED spento, stellina. Rosso. LED spento, stellina. Oh, oddio, shit. Oddio, male agli occhi. È T, P, N o B? No, perché devi intersecare bene. Allora, il LED è spento, quindi è qui dentro. P o S, può essere? È T, taglia il cavo. C'è questo qua, il cavo è rosso e ha solo il simbolino, quindi è T e basta. Giusto. Il cavo è blu e c'è la stellina e il LED è spento. È uguale all'ultimo, quindi se risolviamo questo abbiamo risolto, ragazzi. N, non tagliare il cavo. Non tagliare? Non tagliare. Quindi non devo tagliare neanche questo e neanche questo. La bomba non è risolta, quindi questo devo tagliarlo. Giusto! Sì! Boh, perfetto. Cavetti orizzontali. Ok, quanti sono? Quattro. Quattro cavi ci sono! Cavo rosso? Sì. Ce n'è più di uno? No. L'ultimo cavo è giallo? No. C'è un cavo blu? Sì. Taglia primo cavo. Buono. La password di prima. Vai. Abbiamo un minuto. Pozzo, merda. Cazzo, cane, culo, palle. Ditemele tutte. Con la E, cosa c'è con la E? Con la E? Entro, c'è solo entro, non c'è altro. Niente, con la O. Opera. OV, c'è OV qualcosa? No. Con la S. Sigla, secco, scudo, salvi, salve. Se. Secco. No, niente, esplosi. Allora, oh, raga, abbiamo due pulsanti, labirinto e cavi, non possiamo sbagliare. Se perdiamo, mi dovete dare 50 euro. Che colore è il pulsante? Uno rosso e uno giallo, scegliete voi quale fare. Qua, se il pulsante è giallo, tieni premuto il pulsante e controlla, aperte virgolette, rilasciare un pulsante premuto. Quando tieni premuto, cosa succede? E LED blu. Che colore è la striscia? Blu. Striscia blu, rilascia quando il timer ha un 4 in qualsiasi posizione. 5, 4. Giusto. Pulsante rosso. Facile. Se il pulsante è rosso, c'è scritto tieni? No, nulla. Se nessuna delle precedenti situazioni si applica, tieni premuto il pulsante, controlla il rosso, striscia di un altro colore, rilascia quando il timer ha un 1 in qualsiasi posizione. In qualsiasi posizione. 4, 3, 2, 1. Giusto. Ok. Questa bomba è già fatta. Cavetti. Quanti cavi? 6. Ok, con 6 cavi prendi la bomba e tirala in un asilo nido. C'è scritto qui, eh. Devo dare delle forbici della punta arrotondata ai bambini dell'asilo o va bene anche quelle a punta? No, quelle arrotondate. Tiragli un cutter. Quelli con la punta arrotondata. Ok. È scritto qui, eh. Non ho forbici della punta arrotondata, devo arrangiarmi da solo, ragazzi. Ah, ci sono cavi gialli? No. L'ultima cifra del numero seriale dispari? La tua targa della macchina ha 3 numeri? Sì. Taglia il terzo cavo. 1, 2, 3. Giusto. Ragazzi, labirinto. Prima riga, penultima colonna. Cerchietto verde. Ok, dove deve arrivare? Aspetta, ce n'è un altro da dire. L'altro? Terza colonna, penultima riga. Allora non ho capito. Io scade, non lo vedo. Il labirinto. Che dice lui? Ma quinta o quarta? Ma perché devi dire prima riga, poi colonna? Perché il cervello va giù, poi va a destra. Penultima riga, terza colonna. Ok, penultima. Allora ce l'ho. Vai. Questo. E il tuo pallino dov'è? Il pallino è in basso a sinistra nell'angolo proprio. E dove cazzo devi arrivare? Deve arrivare in terza riga, ultima colonna. What? Terza riga, qui? Allora, 4 a destra. No, Scad, 3 a destra devo andare. Scemo! Sì, 3 a destra. Devo andare in quarta posizione di 3 volte, non di 4. Va bene, dai. Devo salire? Di 4. Alla penultima? Sì. Va bene. A destra di uno. Uno a destra. Su di uno. Ah, su. Ok. A destra. Destra. Giù. E poi vai giù di due. Oh! Risolta. È risolto? Facile, sì, vedi? Ha capito che erano dei bot, ci ha messo 2 bottoni il gioco, ve l'ho detto.
Ragazzi, vi dirò una cosa, ci sono anche le mod nel workshop di Steam, col carta forbice sasso, le calcolatrici e il pianoforte. Ma c'è la mod per trasformare il proprio personaggio in Bin Laden? Dai, prossima volta con le mod. Però oggi è tutto, ciao! Ciao ciao!